è stato il Milan ad aver vinto il trofeo Berlusconi proprio ieri contro il Monza 7-6 ai calci di rigore. Bella partita, ovviamente era presente anche la compagna di Silvio Berlusconi, la casa nata nel 1990, molto bella e in gamba. È stata una bella partita dove mancava ovviamente Silvio, che è morto a 86 anni di età nel giugno 2023. Prima è finita 1-1 con un pareggio, poi tempi supplementari, infine rigori dove il Milan letteralmente ha brillato. Pensate che si è trattata per la prima volta di una partita che vede, che ha visto disputarsi, che ha visto scontrarsi due formazioni calcistiche che hanno visto lo stesso personaggio, ossia Silvio Berlusconi, in qualità di presidente sia del Milan sia del Monza. Va bene? Una bella partita c'è da giurarci. Pensate che tra gli spalti era presente anche una delle guardie del corpo di Silvio Berlusconi, un uomo brizzolato. Ebbene, complimenti dunque al Milan per la vittoria straordinaria contro il Monza. Peccato per il Monza di Berlusconi. Iscrivetevi e commentate ciò dal narratore italiano di YouTube.